Becciolini Network è rete informazione europea, informazione libera ed indipendente. Per richiedere la tua pubblicità, invia un messaggio WhatsApp al numero 348-7105-308. Se vuoi sostenere il nostro lavoro di servizio pubblico ai cittadini, vai sul sito www.beccioliniNetwork.com/sostienici. Becciolini Network, l'unico canale di informazione che ti fa interagire con gli ospiti. Cerca su Telegram il canale Becciolini Network ed unisciti. Notiziario settimanale dal Medio Oriente del 25 aprile per Becciolini Network e Rete Informazione Europea. Una parola, un link. Tutte le informazioni sulla pagina web. I campioni di verità e giustizia dovrebbero pensarci due volte prima di ripetere a pappagallo le asserzioni fornite dalle autorità di Tel Aviv. Occidente, compresi media o internazionali, diplomatici e persino funzionari ONU, si bevono le giustificazioni per la fucilazione di Abu Jaber. L'autopsia ha stabilito che il 45enne ha avuto un ictus. Quando finirà il colonialismo? L'occupazione ha approvato 10 piani coloniali a Gerusalemme e in Cisgiordania, 2.969 unità coloniali nella Gerusalemme occupata e ha fermato i lavori di 22 case ed una moschea palestinesi. Sfidando la repressione dell'autorità palestinese, gli insegnanti stanno conducendo il più grande sciopero degli ultimi anni. L'Unione Europea, che è il più grande donatore, chiede una soluzione immediata al problema, dovuto al calo dei finanziamenti esterni da un lato e alle continue detrazioni dell'occupazione dall'altro. Il presidente Abbas non solo ha distrutto il movimento nazionale palestinese, ma ha anche bloccato la registrazione di un'organizzazione per i diritti umani. Per quanto riguarda la carenza energetica, invece, la comunità internazionale fa la sua parte, rifiutando di ritenerne responsabile il regime sionista. Tel Aviv ha demolito gli impianti fotovoltaici finanziati dai donatori a Gaza e in Cisgiordania e i donatori continuano a ignorare queste violazioni stanziando nuovi finanziamenti per aiutare i palestinesi. Continuando a eludere le richieste palestinesi di sovranità sulla loro terra e sulle loro risorse naturali e continuando a proteggere il regime dalle sue responsabilità, i donatori non fanno altro che rafforzare l'oppressione palestinese e la povertà energetica. Armati di fucili d'assalto e altre armi, questa settimana migliaia di coloni hanno preso il controllo delle strade della Cisgiordania settentrionale occupata per dichiarare «Questa terra ci appartiene, la vogliamo tutta!». Solo il 10% degli israeliani attualmente tornerebbe alle urne. È in corso una campagna di incursioni e arresti in Cisgiordania e Gerusalemme. Un comandante che non è riuscito ad arrestare un ricercato a Jenin è stato esonerato. Coloni hanno attaccato una cittadina in Cisgiordania, danneggiando proprietà palestinesi. Centinaia di altri hanno preso d'assalto Kfar Aris a Salfit per eseguire i loro rituali. E altri ancora hanno demolito 5 negozi nella città vecchia di Hebron. Sotto copertura e in pieno giorno ci sono stati raid militari in Cisgiordania e scontri tra giovani e layoff. Leggi come i coloni attaccano continuamente una famiglia palestinese e la loro casa. Scendono sempre a piedi dalla cima della collina, brandiscono bastoni e a volte anche pistole, poi attaccano, spaccano e bruciano. Un attacco armato è stato eseguito contro un autobus di coloni a sud di Nablus. Per i poveri di Gaza andare da un dottore è spesso l'ultima risorsa, la lotta principale è per il cibo. Prigionieri. Il 17 aprile in tutti i paesi arabi è dedicato alla libertà dei prigionieri palestinesi e al sostegno dei loro diritti. 4.900 sono i detenuti, tra cui 160 minorenni. E ci sono minorenni anche tra i 20 arrestati da layoff a Gerusalemme e in Cisgiordania. Come si sopravvive a un decennio di prigionia se l'intento è risucchiare le anime dai corpi dei prigionieri, sottoponendoli a un dolore fisico così insopportabile da distruggerli psicologicamente? Adnan non viene rilasciato, è in sciopero della fame da oltre 70 giorni. È quasi morto, dice con angoscia la moglie Randa Musa. Secondo la Società per i Prigionieri Palestinesi, potrebbe morire in qualsiasi momento. Durante l'Eid al-Fitr il regime ha imposto strette misure ai prigionieri. Geopolitica. Secondo la Croce Rossa, i prigionieri di Guantanamo mostrano segni di invecchiamento precoce e il governo USA deve intervenire subito. Negli Stati Uniti nel 2023 le uccisioni di massa stanno andando avanti al ritmo di record, un attacco alla settimana.
Secondo Francesca Albanese, cui è stato assegnato il premio Stefano Chiarini, occorre applicare il diritto internazionale e mettere fine ai doppi standard dei media nei confronti della Palestina. L'ex ministro degli esteri Terzi ne chiede la destituzione. Esprimiamo solidarietà alla relatrice speciale ONU e attiva una petizione in proposito. Quest'anno le Nazioni Unite per la prima volta commemoreranno il giorno della Nakba. La Germania vieta i concerti del gruppo Yorum, incarcera i rivoluzionari turchi e ha bandito la giornata dei prigionieri palestinesi. Lo Stato tedesco collabora con Ankara e Tel Aviv per soddisfare i suoi interessi imperialisti e compiacere l'imperialismo statunitense. Ebrei antisionisti in Germania, in modo crescente, sono indicati come antisemiti, accusa solitamente rivolta ai palestinesi. Dato che circa il 90% di tutti gli investimenti nella tecnologia israeliana proviene da fonti estere, i sostenitori dei diritti umani si chiedono quanto di tale investimento sia ideologicamente e politicamente motivato. Moody's ha abbassato le valutazioni di credito di Tel Aviv da positive a stabili. Tel Aviv rifiuta di rispondere del proprio colonialismo. E nonostante il gran parlare della presunta parzialità anti-israeliana delle Nazioni Unite, queste ultime hanno in realtà sostenuto la continua colonizzazione della terra palestinese attraverso futili risoluzioni non vincolanti e rifiutandosi di mettere in discussione la narrativa sulla sicurezza, anche quando è l'occupazione a commettere crimini di guerra. In Tunisia, Nizar Issaoui, ex calciatore, si è dato fuoco in segno di protesta contro lo stato di polizia nel paese, stretto tra la repressione di Sayed e la crisi economica. A difendere la Tunisia, però, continua a pensarci l'Italia. Sudan e Arabia Saudita hanno messo in crisi gli accordi di Abramo. Il regime sionista sta perdendo la deterrenza. La resistenza araba e palestinese hanno cambiato le regole del gioco. Perciò Tel Aviv ha deciso di rafforzare i legami con l'Azerbaigian in vista di una guerra con l'Iran. Nasrallah, nel contempo, chiede di armare la Cisgiordania. Sinwar, leader di Hamas, minaccia il regime sionista. 2.700 navi hanno partecipato a una parata militare nel Mar Caspio, nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz a sostegno del popolo palestinese. Mentre il sionismo liberale negli Stati Uniti sta agonizzando. Due erano le illusioni care ai sionisti liberali, illusioni strumentali al mantenimento del sostegno occidentale. Oltre mezzo milione di coloni nei territori occupati nel 1967 ha ucciso la prospettiva di una soluzione a due stati, mentre l'attuale governo sta sferrando un colpo mortale alla seconda, quella di uno stato ebraico e democratico. Un documento trapelato dal Pentagono mostra come la guerra in Ucraina si stia allargando al Medio Oriente. In Libano la crisi è infinita, la sua speranza sono i giacimenti di gas nel mare. Tuttavia ci vorrà del tempo prima di coglierne i frutti. Ci sono stati scontri in Sudan, gravito anche all'Italia il capo miliziano Dagalo. 180 morti in 3 giorni. A Khartoum la popolazione è allo stremo, si spara ovunque. Nelle Filippine gli Stati Uniti rafforzano la tenaglia militare contro la Cina, con altre 4 basi militari che vanno a sommarsi a ciò che Washington già possiede, cioè, caso unico al mondo, circa 700 installazioni militari distribuite in 80 diversi paesi, nei 5 continenti. Solo in Corea del Sud gli Stati Uniti possono contare su 56.000 soldati, ai quali vanno aggiunti i 25.000 dispiegati in Giappone. E questo avviene mentre i leader del Partito Comunista sono torturati e uccisi. La metà delle spose bambine del mondo intero vivono nel sud dell'Asia. 290 milioni di bambine costrette a diventare mogli per povertà. Una su cinque prima dei 15 anni. Cultura. La bellissima Gerusalemme è capitale della Palestina. E se non è la capitale degli israeliani, perché i testi scolastici italiani riportano un falso storico? Secondo Egidia Beretta, il Restiamo Umani di Vic è necessario più che mai. Ascolta le parole di chi lo ha conosciuto più da vicino. Sono scomparsi l'artista e militante internazionalista svizzero Mark Rodin, e la poetessa Salma Kadra Yayussi, icona intellettuale per la cultura mondiale.
Il massacro a sangue freddo di Cana fu eseguito da un governo laburista, con Peres primo ministro. Il 18 aprile del 1996 l'esercito bombardò deliberatamente e uccise oltre 100 civili nel sud del Libano, la metà bambini. 27 anni dopo non è stata ancora attribuita alcuna responsabilità per nessuno coinvolto nel massacro. Yalon è poi diventato ministro della difesa. E Bennett, primo ministro. La sostituzione etnica è scandalo per noi, non certo per l'occupazione. Questa settimana è diventato nuovo membro del Parlamento Guaron, che nel 2010 chiedeva campi di sterminio per i palestinesi. Quella israeliana è una società lacerata e crescono dubbi sulla sua esistenza strategica. La rivista Foreign Affairs conferma i fatti riguardanti l'apartheid e la supremazia ebraica. Gli ebrei fondamentalisti sono più pericolosi di quelli laici? Ad oggi non c'è nulla che gli ebrei sionisti fondamentalisti chiedano che non sia stato già commesso o invocato dal sionismo laico. Secondo Amira Haas, la riforma giudiziaria è davvero allarmante e spaventosa. Influirà negativamente su molti segmenti della società. Rispetto alla portata della violenza contro i palestinesi, pochissimi palestinesi ricorrono all'uso delle armi e all'uccisione di civili israeliani. L'occupazione prende tutto quello che gli fa comodo dagli accordi di Oslo e butta via tutto il resto. E lo stato dell'autorità palestinese in questo momento è patetico e tragico. Il Jewish Current è una rivista di cultura della sinistra ebraica attualmente decisamente schierata per uno Stato unico con pari diritti dei palestinesi. Il redattore Jake Wallace Simon, del giornale londinese antipalestinese Jewish Chronicle, è stato invece accusato di incitare l'odio contro i musulmani. È stato pubblicato un frasario per soldati dell'occupazione che fa della lingua uno strumento di tortura, disumanizzando completamente il popolo palestinese. Se hai madre ucraina e padre palestinese, quale guerra sceglieresti per vivere? È stato pubblicato un nuovo studio italiano di Simone Sibilio, poesia araba, moderna e contemporanea. È una lettura affascinante per persone non esperte animate dalla curiosità di conoscere l'argomento. Pubblicato anche di Ijana Shego, il romanzo Cassandra a Mogadiscio. La memoria, la guerra, il colonialismo, la diaspora, il dialogo intergenerazionale. Intervistata parlando di paesi come Somalia, Ucraina, Siria e Afghanistan. È stata recentemente fondata la rivista Journal of Palestinian Christianity per una teologia della liberazione civica, per opporsi al sionismo cristiano, per la reinterpretazione delle scritture e per la decolonizzazione della mente. L'ambasciatore palestinese in Turchia, Taed Mustafa, ha raccontato in un'intervista ad Anadolu le tradizioni del Ramadan della Palestina ereditate dagli ottomani e i valori condivisi che uniscono il popolo turco e quello palestinese. È stata lanciata una mobilitazione mondiale per chiedere al gigante delle assicurazioni, AXA, di cessare le collaborazioni con l'occupazione. Partecipa alla settimana di azione globale Boicotta AXA. Ascolta il brano musicale suggerito oggi. Si tratta di Yusur Ahmed, che sta ridisegnando i confini del sound palestinese, fondendo la cadenza medio orientale con l'elettronica europea e gli strumenti tradizionali arabi. Prossimi eventi. Sabato e domenica, proiezione online di un film a cura del Palestine Museum alle 18. Dal 28 al 30 ad Ottawa, conferenza di liberazione per la Palestina. Affrontare il colonialismo, immaginare la liberazione. Il 25 assemblea pubblica a Cagliari, sempre il 25 in corteo con le bandiere palestinesi a Milano. Il 29 prende il via il Chicago Palestine Film Festival. Viaggi in Palestina dal 22 al 29 luglio, in Giordania e in Palestina d'estate, dal 14 al 21 ottobre in Giordania. Invitiamo l'ascolto di Yusor Ahmed con il brano Bgam Det. Avete ascoltato il notiziario settimanale dal Medio Oriente del 25 aprile. Per Becciolini Network e Rete Informazione Europea. Da Gabriella, buona settimana a tutte e a tutti.
تحذفني عالقطبين غمضت عين تيجي غمضت عين